se ci partiamo, ne daremo la grazia. Noi in questo momento stiamo inaugurando un ampliamento dei servizi nella nostra area camp. Una cosa che può sembrare semplice, delle colonnine per la fornitura di energia elettrica, che è gratuita ai nostri ospiti, ma è un segno di valorizzazione di quest'area camper. Il nostro comune, il comune di Morro d'Alba, è un comune amico del turismo itinerante e con il fatto che siamo entrati nel circuito dei borghi più belli d'Italia noi stiamo puntando molto su questa tipologia di accoglienza. Vogliamo essere ospitali nei confronti dei nostri visitatori, lo facciamo appunto rendendo questa area più accogliente. Non solo, ma nelle prossime settimane inaugureremo anche un'area attrezzata che è prospiciente a un campo polivalente che consentirà agli ospiti dell'area camper anche di poter usufruire di servizi igienici, di docce, perché appunto la volontà nostra è quella di rendere quest'area camper una piattaforma logistica per visitare non soltanto Morro d'Alba, ma anche i comuni del comprensorio. Noi parliamo soprattutto di Terre dell'Acqua di Morro d'Alba, che sono quindi i comuni limitrofi a Morro d'Alba. Quindi speriamo che gli amanti del turismo itinerante, i camperisti, possano trovare nel nostro territorio un punto fermo per magari stare qui, non soltanto un weekend, ma magari una settimana intera, e avendo quei servizi a disposizione che consentono di rendere il soggiorno più facile, più semplice, più accogliente. Buonasera a tutti, qui siamo a Morro d'Alba, un paese qui vicino alla Vallesina. Ovviamente noi come Camper Club Vallesina abbiamo portato i nostri soci ad inaugurare questa bellissima area, che oggi inauguriamo le colonnine elettriche che hanno già installato da giorni. Quindi grazie al Morro d'Alba che danno aiuto ai camperisti e a tutto il turismo itinerante della Vallesina. Grazie.